Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Priest Addiction. Io sono Marco Bracca e sono come sempre un appassionato di orologi. Questo è il settimo episodio di Marco Risponde, il Q&A dove sostanzialmente rispondo pubblicamente qua in video alle domande che mi ponete su Instagram tramite le storie. Quindi questo vuole essere anche un reminder, un sollecitarvi a seguirmi anche lì sul profilo Instagram. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, così potete partecipare anche voi a questo genere di video. Allora, prima di cominciare un paio di cose. Lo vedete qui nel Watchwinder, il mio bellissimo Glycine Ironman da 40 mm Purist, un orologio che mi ha fatto veramente innamorare, una misura secondo me moderna e perfetta a modo suo, non vedo l'ora di recensirlo. Mentre al polso ho il mio Seiko Alpinist, che ho abbinato ad un cinturino in pelle, il cinturino in pelle di toro che ho fatto vedere in qualche unboxing fa, e secondo me gli dà l'anima un po' da muletto, perché è un cinturino muletto questo qua, un orologio robusto, affidabile, e anche il cinturino è all'altezza della mulettaggine dell'orologio, diciamo così. Allora, partiamo subito con la prima domanda del video di oggi, telefono alla mano, ed è: cos'hanno di speciale i calibri del Royal Oak e del Nautilus in proporzione al prezzo di listino? Allora, questa domanda mi ha colpito e secondo me è interessante dargli una risposta abbastanza articolata, perché non è scontato che tutti capiscano queste dinamiche di industria e di commercio. Il prezzo di listino di orologi così lussuosi e così costosi non è giustificato dai costi di produzione, così come non sono giustificati i prezzi di tantissimi orologi di lusso anche da 3, 4, 5 mila euro se parliamo di soli costi di produzione. Il movimento è soltanto una frazione del prezzo, in particolare degli orologi di lusso, quello lì è puro posizionamento. Oltre una certa soglia, ragazzi, non esiste più il rapporto qualità-prezzo. Tecnicamente produrre ad un'azienda grande come Patek o Audemars Piguet uno dei loro orologi di punta non costa neanche lontanamente la metà o neanche lontanamente un terzo rispetto al prezzo di listino. Ripeto, è puro posizionamento. Finché ci sono persone disposte a pagare tali cifre, alte certo, per avere quei prodotti di lusso, quei prodotti venderanno, ma il prezzo di produzione non è assolutamente qualcosa da prendere in considerazione per arrivare al prezzo finale. Prossima domanda. C'è qualche speranza che Longines torni ai fasti del passato con calibri di manifattura? Allora, diciamo che la speranza è l'ultima a morire. È molto difficile, secondo me, pensarlo nel breve periodo. Dipende tutto dalle mosse aziendali di Swatch Group e del futuro che hanno in mente per Longines. Diciamo che Longines però al momento è una delle poche case all'interno di Swatch Group che utilizza, sì, che non utilizza certo movimenti di manifattura, ma che utilizza movimenti ETA talmente personalizzati da essere quasi unici. Ad esempio il movimento 7753 con ruota a colonne, quindi sostanzialmente una esclusiva per Longines, non è un movimento in-house, ma poco ci manca, quindi magari è auspicabile nel futuro, non secondo me non prossimo, ma remoto probabilmente, qualcosa potrebbe anche accadere. Dal punto di vista commerciale, lo sappiamo, questa cosa potrebbe portare ad un'autoconcorrenza interna nello Swatch Group, perché l'alzare il livello dei Longines significherebbe anche riposizionarli, alzarli di prezzo, e andrebbero a combattere con la stessa Omega, quindi facendo una battaglia interna in un gruppo che fino adesso ha cercato di settorializzare i vari brand, specializzandosi in varie fasce di prezzo, partendo dai più economici Swatch, passando a Tissot, Hamilton, Certina, Mido, alzando l'asticella con Longines, con qualità percepita assolutamente più alta, tecnica però paragonabile a quella di quelli entry level, passando poi ad Omega e a brand ancora più blasonati. Quindi sarebbe difficile auspicare nel breve periodo questa cosa, perché al momento le scelte aziendali sono quelle di dividere le varie fasce di prezzo. Il sogno però rimane. Prossima domanda, molto interessante. Non ti preoccupa far vedere o dire in pubblico su YouTube i pezzi costosi che hai? Allora, stando dalla mia parte, ti posso dire che questa cosa fa parte del gioco. Far vedere i miei orologi nel video della collezione fu una scelta abbastanza pesante, che arrivò quando sentivo il canale pronto, quando mi sentivo pronto io. Vi basta vedere il video, sono orologi, una collezione da decine di migliaia di euro, quindi orologi che ho comprato nel tempo, sudandomi, rilavorando, e farli vedere in un video
può essere rischioso, è qualcosa di rischioso, assolutamente, ma sono sempre io il primo a ricordarvi che gli orologi non vanno mai tenuti in casa, quelli di lusso, al massimo uno, massimo due, ma non c'è bisogno di tenerli tutti a casa perché devono stare in cassetta, devono stare al sicuro, ma sono conscio del fatto che questo rischio dall'altra parte ha portato anche ad una visibilità enorme per il canale, come ad una sorta di lancio, e ripeto, fa parte del gioco, sono rischi che una figura, diciamo, pubblica come uno youtuber deve considerare. Ciao Marco, i movimenti automatici con carica manuale partono da fermi se caricati manualmente? Ho visto l'altra domanda, non ve la metto, ma l'ho vista perché ha continuato il testo e dice o vanno anche agitati? Allora, diciamo sì, gli orologi a carica automatica con ricarica anche manuale, tendenzialmente se li agiti partono subito, immediatamente, ma caricandoli manualmente dopo in genere una decina, una quindicina di girate di corona partono. Se vedi che il movimento esita a muoversi, dai una scossetta che può dare l'aiuto al movimento per iniziare a muoversi. Prossima, ti piacerebbe avere un'azienda di orologi? Se sì, come sarebbe il tuo prodotto di punta? Allora, rispondo prima alla seconda domanda. Non ho assolutamente idea di cosa potrebbe essere il mio orologio che produrrò in futuro, ma diciamo che l'idea di aprire un piccolo brand, un micro brand, è un po' un piccolo grande sogno nel cassetto per me. Molto lontano, quasi come un miraggio, ma l'idea è lì, è che piano piano sta crescendo come un semino. Diciamo che non dico niente perché ancora non ho in mente nulla, sinceramente non ci penso in modo concreto, ma è un sogno bellissimo che mi piacerebbe magari in un futuro molto molto lontano, quando il canale sarà cresciuto veramente tanto, sarebbe bello realizzare. Perché non parli di più di orologi svizzeri? Ho notato che ti orienti di più su altro. Allora, in realtà basta vedere i video del mio canale per scoprire una varietà di orologi piuttosto grande, passando da svizzeri di lusso, giapponesi entry level, svizzeri di fascia media, quindi questo in realtà non è vero, o meglio, è vero in parte. Diciamo che nell'ultimo periodo mi sono focalizzato abbastanza su orologi entry level perché stando a casa per il coronavirus non ho potuto maneggiare altro spesso e volentieri. Ho comprato ad esempio ho parlato dell'Orient Bambino perché ce l'avevo a casa, ho parlato dell'Orient Ray perché l'ho comprato apposta, ma non potendo uscire di casa non posso andare a chiedere in prestito magari ad amici o a direttamente a voi iscritti orologi importanti come è successo in passato. Sicuramente tornerò a farlo in futuro, ecco. Quanto costa produrre un orologio Hamilton rispetto al prezzo effettivo di listino? Allora, diciamo che rispetto a Patek, rispetto a Rolex, Omega, la disparità tra prezzi di produzione e prezzi di vendita finale è molto meno grande. Diciamo che un orologio Hamilton da 500 euro, io ipotizzo che all'azienda possa costare una cosa come 180-200 euro al massimo. Diciamo, secondo me il prezzo industriale fino a se stesso potrebbe essere quello, una cosa del genere. Ricordatevi ragazzi che le produzioni di massa sono qualcosa di inimmaginabile, movimenti su scala di centinaia di migliaia, casse che ne fanno veramente uno sfacelo, quindi i costi di produzione vengono abbattuti tantissimo. Certo, ripeto, la forbice tra prezzo di produzione e prezzo di vendita finale per orologi entry level è molto molto meno ampia rispetto agli orologi di lusso, quello è poco ma sicuro. La bolla Rolex sta scoppiando? Allora, questo è un tema ricorrente ultimamente su YouTube, tanti ne stanno parlando. Allora, anche grazie al Covid, chiaramente. Secondo me non sta scoppiando. Una bolla scoppia, cioè i prezzi sarebbero droppati immediatamente. Secondo me si sta sgonfiando, come un pallone che si sta lievemente sgonfiando. È impensabile ancora comprare un orologio come il Daytona o il GMT a prezzo di listino, però secondo me nel giro di qualche anno i prezzi avranno una flessione notevole, cioè non penso si arriverà davvero a pagare il prezzo di listino, ma scenderanno a prezzi molto più umani dei prezzi folli ed irrealistici che ci sono stati fino a questo momento. Quindi sì, secondo me si scenderà, si andrà ad un prezzo più corretto e più coerente con quello che è il listino, ma sarà molto molto difficile, almeno che Rolex cambi politica, che si possano trovare in boutique normalmente. Conviene comprarsi i singoli pezzi, movimento, cassa, bracciale, costruirsi un orologio da sé? Allora, è qualcosa non di semplicissimo. Non tutte le casse sono adatte a tutti i movimenti, non tutti i quadranti e le sfere sono adatti a tutti i movimenti. Deve essere una cosa molto ben pensata, magari aiutandoti con dei professionisti,
però non è qualcosa di economico e facile da fare, bisogna essere molto competenti nel settore. È qualcosa di divertente per gli appassionati di mod, ma ripeto, non si può comprare una cassa a caso, metterci un movimento a caso e sperare che tutto combaci, anche per banalmente la lunghezza della tige della corona, l'attacco delle sfere, insomma, non tutti i movimenti vanno bene per tutte le casse e non tutti gli orologi sono universali, quindi è una cosa che va ben pensata. Questo è Ayun Bale Watches, che mi fa la domanda un giovane canale YouTube che ha aperto da poco, molto appassionato. Allora, cosa ne pensi del mio canale? Quello che ti posso dire è che i temi sono interessanti, fai dei video, dei titoli che nessun altro porta, che quasi nessun altro ha portato, con delle cose originali. Devi migliorare un po' di più la dizione, la scrittura e il modo di porti. Però vai avanti, si vede che sei appassionato. Ciao, vorrei comprare il Moonwatch. Pensi che da qui a 2 o 3 mesi possa aumentare? No. Non credo, soprattutto in un periodo di crisi del mercato come può essere questo qua. No, nel senso che a meno che Omega decida improvvisamente di alzare di nuovo i listini, i prezzi pare si siano un attimo stabilizzati, quindi non credo possa aumentare nel giro di 2 mesi. 2 mesi nel mondo dell'orologeria, nel mondo, diciamo, degli investimenti, della speculazione, sono nulla, quindi no, non penso proprio. Sono cose che si calcolano, che si possono prevedere nel giro di 1 o 2 anni, ma 2 mesi sono troppo pochi. Orient Tristar o Seiko 5? Tutta la vita Seiko 5. Allora, si parte dal movimento, il 7S26, anche se ormai è fuori produzione, era un movimento migliore del movimento basico dell'Orient Tristar. Alcuni preferiscono il quadrante dell'Orient Tristar, ma secondo me anche quello lì, il Seiko 5, c'ha una marcia in più. Rimane il fatto che sono entrambi orologi entry level molto validi per quello che costano, per me però team Seiko 5. Che musica ascolti? Suoni qualche strumento? Allora, sono in fissa con Da Supreme da almeno 3 mesi, mi sparo tipo tutto l'ultimo album, almeno una volta al giorno, sono veramente in fissa e sto ascoltando poco altro. Però come gusti musicali sono uno abbastanza particolare, mi piace spaziare dalle sigle degli anime alle host dei videogiochi, non ho degli artisti o degli stili canon che ascolto, solo quello, spazio molto, passo da dead mouse alla sigla di Evangelion a cose simili, quindi molto nerdy, ma anche, ecco, ultimamente anche la trap. Suonavo il sax, vorrei troppo ricominciare. Ciao Marco, indicativamente un controllo barra revisione di un Rolex quanto può costare? Allora, non ricordo alla Rolex esattamente i prezzi di ogni revisione, dipende anche dal modello e dal livello di complicazione, loro hanno delle tabelle che rispettano internamente in azienda. Ti posso dire però che un orologiaio indipendente, bravo e competente, lo stesso lavoro che ti fa la Rolex te lo fa generalmente ad un terzo del prezzo, quindi sui 150-200 euro possono farti delle revisioni molto accurate che in Rolex ti chiederebbero tranquillamente anche più del doppio, quindi viva gli orologiai indipendenti. L'orologio che ti è costato di più è quello che ti è costato di meno. Allora, non è un segreto che il mio Rolex Daytona sia l'orologio più costoso della mia collezione. Basta andare su Chrono 24 per vedere le quotazioni. All'epoca, circa 2 anni e mezzo fa, quando lo comprai, lo portai via per una cosa come 12 scatole garanzia, mai lucidato, e adesso sono saliti anche abbastanza, alcune referenze in particolare. E mentre l'orologio più economico che ho mai comprato è il mio Vostok Komandirsky, 15 euro su un mercatino, cassa cromata, carica manuale, carinissimo, veramente un bel muletto, quasi non ci potevo credere. Questo la dice lunga sulla forbice di prezzo che esiste nella possibilità di comprare orologi per un appassionato, veramente una figata. Ciao Marco, cosa compreresti tra un Icon 39, Tudor 1926 e Nomos Tangente? Sei fan di Davide Cecchini? Allora, tra questi tre tutta la vita Nomos Tangente. Altro blasone, altro movimento, altro status di esclusività, ha un movimento in house, un'estetica proprietaria, è un orologio fantastico che per quella fascia di prezzo lì è quasi un best buy per gli amanti del Bauhaus e prima o poi entrerà in collezione, 100%. Meglio un micro brand con qualità-prezzo migliore o un brand famoso con una storia? Allora, il rapporto qualità-prezzo, se mi seguite, lo sapete, per me è qualcosa di molto importante, ma sotto una certa soglia di prezzo. Basti pensare che alcuni orologi da 1500, 2000, 3000 euro hanno dentro movimenti incassati anche in orologi da 300-400 euro. Quindi, oltre una certa soglia, il rapporto qualità-prezzo non ha più senso, secondo me non esiste praticamente più.
pensare solo a quello non deve essere una discriminante, perché altrimenti finireste per comprare un orologio che magari ha il giusto prezzo, ha un prezzo basso, con ottime caratteristiche, ma che in realtà alla fine vi stanca, non vi emoziona. Dovete pensare anche ad altre cose, all'emozione, all'heritage, alla storia. Diciamo che è una domanda molto difficile alla quale rispondere, non c'è una cosa migliore dell'altra, dipende anche dai gusti soggettivi di ogni appassionato. Cosa ne pensi del Piaget ultra sottile? Allora, mi fa impazzire, non tanto per l'estetica, che si lega molto alla tecnica, ma appunto proprio per quello che è l'orologio, per il fatto di rompere continuamente dei record. Ed è una delle cose che nel mondo dell'orologeria mi affascina veramente tanto, il fare orologi sempre più sottili, continuare ad andare oltre i limiti della tecnica. E non a caso uno degli orologi moderni, di concezione moderna, che preferisco, purtroppo al momento non posso permettermi, è il Bulgari Octo Finissimo, un orologio meraviglioso, molto sottile, con un movimento costruito e realizzato apposta per quel compito. Ultima domanda, cosa ti trasmette un orologio? Allora, un appassionato compulsivo e collezionista come me, che ha tanti orologi, lega ad ogni singolo orologio una sensazione diversa, secondo me. Credo che anche tanti di voi abbiano lo stesso feeling, la stessa emozione riguardo gli orologi. Io ci leggo i ricordi, ad esempio. Quando guardo questo Ironman penso all'unboxing di quando è arrivato, penso al tramonto che ha colpito la luce in questo momento di coronavirus, penso che questo orologio mi ricorderà sempre questo periodo in cui sono stato a casa da solo per 40 giorni a impazzire con lui al polso. Tanti altri orologi mi ricordano ricordi più o meno belli, tanti orologi mi ricordano il momento in cui ho iniziato a collezionare, ma quindi è questo che secondo me, le storie dietro, più che il feeling stesso, no? Proprio la storia che ogni orologio ha dentro i meccanismi, dentro il movimento e nelle sue linee che ha da raccontarti ogni volta con uno sguardo, con un'emozione. Ragazzi, anche questo episodio di Marco Risponde termina qui, spero vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel like qui sotto, commentate magari facendomi alcune domande o dicendomi qual è il vostro pensiero riguardo alcune delle mie risposte, e ovviamente a fine video volevo ringraziare come sempre tutti i miei patrons, i miei finanziatori attivi, ragazzoni meravigliosi che giorno dopo giorno, mese dopo mese, bla bla bla, mi aiutano a portare avanti questo canale attivamente con una donazione. Quindi ragazzi, volevo ringraziarvi infinitamente come sempre, e se vi siete arrivati fino a qua, ne dubito, ma se c'è ancora qualcuno di voi che ancora non è iscritto al canale, fatelo, è gratis, cliccando questo link. Grazie a tutti e alla prossima!